lunedì e quindi ritorna terzo tempo, l'approfondimento di paolozerbi.com che vi racconta quello che è successo nella domenica di promozione e prima categoria. Non possiamo che partire dalla super sfida di Saronno, dove il Morazzone batte a domicilio la squadra degli Amaretti e toglie dalla lotta per il secondo posto la squadra di Chiodini al primo KO dal suo rientro sulla panchina appunto del Saronno. Gara ricca di occasioni e che fa capire come, finita la regular season, forse il meglio debba ancora venire con dei playoff tutti da vivere. Noi vi abbiamo fatto vedere qualche immagine di questa sfida. Vi ricordo che, come tutti i lunedì, c'è abbondanza di gol sulla nostra pagina YouTube che vi invito a visitare. Sono tantissimi gli highlights. Cercate paolozerbi.com. Il Morazzone con il gol di Ghizzi nel recupero salva un secondo posto che sembrava ormai destinato al Cantù, che passa senza troppa fatica a Cassano. 2-0 la squadra di Sciala, però ha delle recriminazioni per il gol che apre l'incontro, quello di Mauri. La palla infatti sbatte sulla traversa interna dopo un tiro a giro, va a colpire la linea e rientra in campo, secondo guardaline, però ha varcato del tutto la linea. E arriva quindi il gol che spiana la strada alla squadra del Castello. Alle spalle della Solbiatese, dopo la vittoria del campionato, una vera e propria gita in quel di Cerro, 0-0 contro l'Aurora Oboldese, resta tutto invariato a livello di posizioni. Infatti il Saronno cade e fa lo stesso il Meda. Non basta infatti la rete dal dischetto di Filomeno nel finire di primo tempo alla squadra di Cairoli, che viene rimontata dall'ex Sestese guarda doppietta nel primo quarto d'ora del secondo tempo. A 4 giornate dalla fine, quello che conta, oltre ovviamente ai playoff, e ovviamente salvare la categoria. In questo senso non sembrano aver problemi né la Lentatese né il Solaro. Ieri si sono incrociate e è nato un 2-1 per i giallorossi. Non ha fatto invece sconti la Besnatese, che ha battuto la Solese, lasciando accesa la speranza playoff. Buon per i gialloverdi, che ricordo partivano appaiati prima di questi 90 minuti, sia con Accademia in Veruno che con il CAS, che nessuna di queste due squadre abbia vinto. In casa in Verona, infatti, continua la rincorsa alla salvezza diretta, ma non aiuta lo 0-0 di Gallarate e soprattutto non aiuta l'errore dal dischetto della squadra di Galli. Ora si prospetta un dilemma perché c'è da considerare anche le energie che può consumare la Coppa. Turnover quindi forzato in questa semifinale, non si sa, c'è da considerare il fatto che dare molto spazio ai giovani in rosa potrebbe essere un'occasione per salvare un po' la gamba, ma certamente quando si arriva a 2 partite dalla possibilità di alzare un trofeo, le considerazioni da fare sono molte. Di sicuro la società ha come interesse prioritario quello di salvare il titolo in promozione. C'è anche da dire che poi un'eventuale coppa porterebbe con sé la possibilità di entrare nella graduatoria per la rincorsa all'eccellenza attraverso i playoff. Dicevamo invece del CAS che fa 3-3 in quel di Ponte Tresa, un 3-3 che sa decisamente di occasione sprecata. I ragazzi di Cao infatti erano in 10 per tutto il secondo tempo, ma erano anche 3-1 in vantaggio a 5 minuti dalla fine. Poi Diakité e Bianchi fanno un punto, regalano un punto alla squadra di Vincenzo Rinaldi, che con i denti vuole lottare tutti i 90 minuti per cercare una salvezza che sembra veramente difficile. Noi però ricordiamo come al CAS, sprecata questa occasione, tra virgolette potrebbe bastare andare a Cassano a fare bottino pieno per vivere un finale di stagione decisivo, con poi la sfida anche con il Gallarate. Noi saremo qui a raccontarvele entrambe. Lotta per non scendere di categoria, quindi in focata, come vi ho appena raccontato, pare invece un vero e proprio ciapanò, la prima categoria che non sa, non vuole proprio avere un padrone. Diamo quindi, come di consueto, i voti scendendo in prima categoria. Ispra voto 7 perché esce indenne dalla difficile trasferta di Fermo ed evita il KO e soprattutto il sorpasso, visto che la Val Ceresio voto 6 si aggrappa al decisivo Teseo che evita il KO nella gara interna contro la Pro Azzurra Mozzate, a cui diamo un bel 6,5. Il colpo della domenica è quello dell'Arsaghese, voto 7 che evita al Bosto di accorciare sulle due duellanti in testa alla classifica grazie alla rete 2-1 di squizzato nel secondo tempo. Al Bosto diamo 5,5, Epifani nel post-gara tuona contro l'arbitraggio e sull'altro fronte invece Contaldo, tra l'altro l'Arsaghese è l'unica delle prime 8 ad aver vinto ieri,
attende quella che potrebbe essere la gara che vale la prova del 9 contro il Tradate, anche perché al Tradate non gira nulla di buono. Abbiamo un 5 a squadra di Fera che lascia sulla strada altri 3 punti, questa volta contro l'Antoniale. Siamo a 3 sconfitte consecutive. I giallorossi galvanizzati dal successo 3-2, firmato migliore, gran doppietta, e diamo un 7 a tutta la squadra dell'Antoniana. E sono scandalizzati anche dal fatto che il Cantello voto 5 cade a Faloppio, ai padroni di casa diamo un bel 7 e soprattutto i varesini perdono Mastro Pietro, un elemento importantissimo per il proprio attacco. Non resta quindi che dire che pare delineato un terzetto per la vittoria del campionato, ma soprattutto è ufficiale un terzetto che lotta per evitare la retrocessione in seconda categoria. Noi saremo qui ogni lunedì a raccontare i loro sforzi solo su Terzo Tempo.